Una festa per tutti gli anziani del paese, per ritrovarsi dopo anni e per scambiarsi gli auguri di Natale. È davvero una bella tradizione, quella che si rinnova ogni anno a Forte dei Marmi, la festa natalizia degli anziani organizzata dal comune insieme all'Auser. Domenica pomeriggio alla capannina di Franceschi erano circa 270 gli over 65 Forte Marmini arrivati per festeggiare insieme in un pranzo di gruppo. La stessa Auser ha portato chi non poteva venire con i propri mezzi affinché non mancasse proprio nessuno nella classica reunion cittadina. Dopo il pranzo, offerto dal comune e servito dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio e Seravezza, sono partiti i balli in pista per riportare gli anziani ospiti indietro nel tempo. Ciao! Del resto, la location, la capannina, è stata scelta per il terzo anno consecutivo non a caso dall'amministrazione, luogo di incontri giovanili e di tanti bei ricordi per generazioni di Forte Marmini. Presenti, oltre alle istituzioni religiose cittadine, anche il sindaco Bruno Murzi, la vice sindaco Polacci, la presidente del Consiglio Comunale Simona Seveso, che ha coordinato l'iniziativa. Questa è una festa fortemente voluta da questa amministrazione. È una festa che si ripete ormai da 3 anni, ma è una festa che è stata iniziata più di 20 anni fa dall'amministrazione Bertola. Chi era nell'Auser allora se lo ricorda, facevamo le feste al Palazzetto dello Sport. Con l'amministrazione Buratti questa festa veniva fatta nei ristoranti e l'amministrazione Murzi l'ha riportata in capannina, nella sua sede, secondo noi, più logica, perché questo è il locale che più rappresenta il nostro paese, il locale dove molti di voi sicuramente in giovane età saranno stati.